qui per difendere la salute dei nostri figli. Ci teniamo a sottolineare che l'ambulatorio di pediatria è comunque un ambulatorio che copre 16 comuni, e quindi 16 comuni ci sono tantissimi bambini che hanno diritto ad essere visitati dai pediatri, e non è giusto andare a Lago Negro, a Policoro, anche per un semplice raffreddore o una piccolissima febbre. Sono stati invitati praticamente alla regione tutti, abbiamo mandato singolo invito ad ogni personaggio, a partire dal presidente della regione. Naturalmente ci hanno, a mio parere, snobbati, non importa, l'importante è che arriva il messaggio. Una manifestazione organizzata dal comitato La Nostra Voce, nato inizialmente in seguito alle notizie del depotenziamento dell'ambulatorio di pediatria e allargatosi a tutte le vicende che riguardano il presidio ospedaliero San Giovanni Battista. Presenti alla manifestazione delegazioni anche da Teana, Fardella, Castronuovo Sant'Andrea, Latronico, Episcopia, Noepoli, San Paolo Albanese, Terranova di Pollino, Francavilla Insinni, tutti ad evidenziare l'importanza strategica reale di una struttura che non deve sempre più trasformarsi in un contenitore vuoto. I cittadini hanno sfilato simbolicamente con un numero per rispondere in maniera provocatoria a chi nella programmazione territoriale sembra considerare i cittadini meri numeri. Invitati anche rappresentanti istituzionali del governo regionale, dell'azienda sanitaria e rappresentanti europei. L'unico a rispondere all'appello, l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Pier Nicola Pedicini. Allora, salve a tutti, mi chiamo Teresa e sono uno dei rappresentanti del Comitato Cittadino del nostro territorio, che a gran voce vuole dire no ad un abbandono totale da parte delle nostre istituzioni verso popolazioni di 16 comuni. Il comitato nasce da un gruppo di mamme che d'improvviso si vedono togliere il servizio ambulatoriale di pediatria in un comune dove il pediatra di base non c'è mai stato. Il servizio ambulatoriale viene depotenziato senza alcun avviso all'utenza e passato ad un giorno a settimana, e ad oggi ufficiosamente sono due i giorni. Questo ridimensionamento ha portato problemi già da subito, con un bel numero di mamme in cerca del pediatra, non riuscendo a capire dove andare e aspettando ore davanti all'ambulatorio con la speranza di poter far visitare i propri figli. Precisiamo che ad un bimbo non si può dire «Amore di mamma, oggi non ti ammalare perché non è lunedì». Quindi, confusione, senso dell'abbandono e grande rabbia porta le mamme ad unirsi in protesta. Basta le promesse, e che è ora di risposte chiare messe nero su bianco. Brava! Il comitato dunque si pone tra i vari scopi quello di farsi portavoce dei bisogni e delle richieste delle popolazioni del comprensorio contro il depotenziamento dei reparti già esistenti presenti nel presidio ospedaliero del San Giovanni. In un periodo in cui il bene comune non viene sempre messo da parte, cioè nel senso che non si prende in considerazione quelle che sono le problematiche molto spesso della cittadinanza, o meglio, non è che non le prendiamo noi in considerazione come istituzioni, ma forse anche la cittadinanza di fronte a determinate problematiche resta assente. Invece questa è la dimostrazione questa volta che effettivamente anche la cittadinanza sente e avverte quella che è la problematica della nostra struttura, una problematica che naturalmente riguarda Chiaromonte in particolare, ma tutto il territorio, come è stato appena detto. Ma questo non vuol dire che non ci deve mai e non deve mai mancare il rispetto reciproco delle istituzioni. Quindi proprio per questo motivo io ho sempre detto loro che l'appoggio da parte nostra sarà incondizionato, ma nello stesso tempo noi ci muoveremo in senso parallelo per raggiungere lo stesso obiettivo. A Teana, come a Fardella, Caldera e Carbone, non abbiamo più giornali, non abbiamo più le scuole, l'ufficio postale un giorno sì e un giorno no. Signori, questi sono eventi di una importanza incredibile,
la cultura va via, per cui a un certo punto che cosa rimane in questi paesi? Rimangono gli anziani ai quali va il nostro affetto, però purtroppo il mondo produttivo non c'è più. Allora veramente bisogna dare una scossa a queste comunità. Due eventi mi hanno profondamente colpito durante la mia assenza da Teano. Uno, leggevo su una rivista di un mass media nazionale che la Basilicata per sopravvivere avrebbe bisogno di due cose: di un Bossi, del Nenno Bossi, uno che batte i pugni sul tavolo, e di un terremoto ogni 10 anni. Un'affermazione gravissima. Secondo argomento che mi ha colpito, e quando ci penso, ve lo giuro, non mi fa dormire la notte, quando qualche anno fa, in un'intervista sulle royalty della Basilicata, l'intervistatore aveva eccepito che indubbiamente le royalty in Basilicata sono estremamente basse, per cui era andato a Roma dal direttore generale dell'ENI e gli aveva posto questa domanda: direttore, perché in Basilicata voi date così poco? Ebbene, questo signore ebbe a dire queste testuali parole: noi diamo quello che ci chiedono. Pellegrino all'ospedale oncologico di Padova. Perché moscerino? Perché mio figlio, all'epoca, Mario, di cui sono fiero ancora tutt'oggi, lui è in cielo che mi guarda, e forse mi dà sprono di lottare per i bambini, sia malati di oncologia e sia che essi hanno bisogno della pediatria dell'ospedale di Chiaromonte, ma non di soltanto di Chiaromonte, ma di tutta la valle. I bambini sono una cosa sacra, una cosa che va curata, non abbandonata a se stessa, come noi anziani, come noi pensionati, come osano e stanno facendo i nostri signori che ci amministrano dall'alto, non i signori ad amministrazione locale. Mi ricollego alla semplice parola moscerino, perché se non fosse stato per un medico abruzzese, uno studentello in oncologia, mio figlio doveva tornarsene a Calvera e morire. Questo medico studentello ha battuto i pugni perché ha detto: noi del sud non siamo dei numeri, ma siamo carne umana che va curata. Non puzza come loro vogliono farci intendere, sballottandoci nelle ambulanze da Chiaromonte a Lago Negro e da Lago Negro a Villa d'Agri. Perché non attrezzare il presidio ospedaliero che loro vogliono totalmente chiudere, con medici di base capaci e pagati se possibilmente, tagliando le poltrone che loro stanno creando in giro a fior di milioni di euro, anche sulle strutture? Ma se noi abbiamo già una struttura qui esistente che può ospitare gente, perché non potenziarla con medici capaci e tagliare le loro spettanze, che io non so di quanto siano, non sono documentato, ma vorrei esserlo, e creare dei posti, e non che ci viene risposta: ma il pediatra non vuole andare a Chiaromonte perché non ci sono bambini, perché, ma forse non è retribuito, non è pagato come debito fare a un professionista. Questo io dico: Lago Negro, Villa d'Agri, Chiaromonte, attrezziamoli! Questo ospedale tanti anni fa fu inaugurato, io mi ricordo, proprio là c'era l'allora ministro Emilio Colombo che fece la sua inaugurazione con tanta speranza. Quella politica di una volta mise in campo tante iniziative a favore del territorio, come la sindica,
come la diga, come gli ospedali, eccetera, e c'è stata, diciamo, una certa crescita. Ora abbiamo la nuova classe politica, la quale qui stasera non è rappresentata se non dai sindaci, a cui bisogna dare un grazie, i quali sono assenti, se ne fregano, che comunque questo è un territorio dove gli abitanti, gli elettori sono pochi, pure che non ci votano, che se ne fotte, insomma, questa è la conclusione dei fatti. Non parlo come rappresentante del gruppo di minoranza del Consiglio, perché non ha senso, perché siamo uniti su questa battaglia, e le proposte che sono state fatte sono scritte in una delibera e c'è il contributo di tutti. Ma voglio mettere in chiaro alcuni aspetti e parlo anche a nome dei miei colleghi ospedalieri. Oggi noi viviamo un profondo disagio come cittadini e come lavoratori. Scusate l'emozione, ma non vi dico bugie se vi racconto che ogni giorno per noi è una battaglia. Parliamo di numeri, vogliono i numeri, signori, e parliamo di numeri. I numeri, sia chiaro, vanno considerati in proporzione. Andiamo a vedere i numeri del pronto soccorso. L'anno scorso ha chiuso con 4.000 interventi per un bacino di utenza di 25.000 abitanti. Beh, andiamo a vedere la proporzione. Confrontiamolo con i bacini che fanno 80.000 abitanti e vediamo i numeri di quegli ospedali, se sono significativi i nostri numeri o se non sono significativi. Volete un altro esempio? Prendiamo i numeri del laboratorio analisi e confrontiamoli. Volete ancora un altro esempio? Prendiamo i numeri della sala operatoria, così come l'hanno ridotta, 2 giorni alla settimana. Questo significa che in un mese lavoriamo 8 giorni. Allora, signori, dovete sapere, perché si devono conoscere le cose, perché quando parlano questi signori poi ci deve essere la gente che deve essere in grado di rispondergli a dovere. Da gennaio ad oggi, ieri io ho scritto sul registro della sala operatoria il numero 400, significa che 3 infermieri in sala operatoria hanno avuto a che fare con 400 persone che sono passate in 3 mesi. Allora vediamo le proporzioni in altri posti, se hanno gli stessi numeri. Appunto, come dicevo prima, abbiamo 2 centri di eccellenza. Uno il DCA, le ragazze sulla finestra hanno scritto "siamo con voi". E noi le vogliamo ringraziare. Sono venuto qui, ha detto Pedicini, ad imparare, per farmi portavoce in Europa della vostra situazione. Esiste una soluzione, della petizione alla Commissione Petizioni Europea. Vi aiuterò a fare questo. Si tratta di una possibilità forte, perché la Commissione Europea, sollecitata in questo modo, è costretta ad intervenire, visto che c'è una prevaricazione di un diritto sacrosanto, che è quello della salute, di cittadini europei. E se è costretta ad intervenire, le istituzioni italiane, nazionali e regionali devono per forza agire in difesa di questo diritto.